spostarsi da questa piazza, di venire a fianco a noi. Noi siamo qua per loro, non per la Meloni né per Salvini. Noi siamo qua per dimostrare che c'è una Calabria che a questa gente gli rinfaccia le loro porcate. Perché è una porcata il decreto che hanno fatto contro le organizzazioni che salvano la vita in mare delle persone. Perché è una porcata mandare le navi lontano mille miglia dal posto in cui salvano le vite delle persone e non poter salvare altre persone che trovano in mare. Perché è una porcata fare morire la gente come l'hanno fatta morire in questo caso. Ecco perché noi diciamo che è una strage di Stato. E siamo qui per Cutro, per i cutresi, né per Salvini, né per la Meloni, né per quello che ieri in uno stadio in Germania è stato definito una merda, ovvero il ministro dell'interno. Lo hanno definito così in Germania, non lo abbiamo definito così noi. Questa gente non ha umanità. Quell'uomo ha avuto l'ardire di dire che la gente che parte, i genitori che partono sono degli irresponsabili. E allora i nostri nonni cos'erano? Erano degli irresponsabili che sono andati in America da clandestini o nel Sud America? Erano degli irresponsabili, no, cercavano solo una speranza di vita diversa, cercavano solo di poter costruire un futuro diverso e degno. Per questo noi di Salvini, della Meloni, di Piantedosi ce ne fosse poco, noi siamo qua per dirgli che non gli facciamo fare le loro passerelle, perché i veri scafisti, quelli che hanno la responsabilità dei morti, sono loro, sono i loro amici. E il ministro che ieri hanno arrestato a Parigi con una valigia piena di soldi del governo provvisorio libico e quello che ha incontrato pochi giorni fa Piantedosi, sono loro che hanno l'amicizia con Erdogan, uno scafista di merda che ammazza le persone e crucifigge i curdi, sono loro che hanno rapporti e relazioni con la guardia libica che costringe le persone nei lager. E noi siamo qui per dire che c'è una Calabria che non la fa passare tranquillamente questa cosa, che ci sono le donne, gli uomini di Cutro che si sono dati da fare subito a salvare la vita delle persone, perché noi sappiamo cosa vuol dire partire ed emigrare, perché noi sappiamo cosa vuol dire cercare una speranza diversa. E siamo qui per non far fare queste passerelle, questa è una passerella, quella del governo. E noi calabresi non ci stiamo, per questo chiediamo alla gente di Cutro di stare con noi. La polizia vorrebbe farci spostare più indietro, noi non ci spostiamo. E se siamo con voi e se stiamo insieme e diciamo a tutti insieme che è una passerella questa del governo, forse riusciamo a fare passare questo messaggio. Grazie Cutro! Bravo.